Eccolo Steve Adomai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi ben panter, zine nel canale, un altro bevi insieme in cui dobbiamo assolutamente parlare delle parole di Abodi in riferimento a Santoriello, un breve giudizio appunto in un estratto di un'intervista che gli è stata fatta, poi ha anche parlato della missione dell'Italia nelle coppe europee e poi andiamo a vedere appunto due paroline sulla Superlega, visto che praticamente salvo capovolgimenti di fronte si farà e vi dirò appunto i dettagli e qual è l'emittente che ne ha parlato. E poi due dati raccapriccianti anche sul mercato italiano, cioè il calo drastico delle operazioni di mercato del sistema Calcio Italia paragonato a tutti gli altri club europei. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Steve Adomai vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi Giampiero, un abbraccio, ti voglio bene. Allora, persino Abodi è intervenuto nella questione riferita appunto a Santoriello, dicendo chiaramente che non vuole andare troppo nel dettaglio, nel descrivere quello che ha fatto Santoriello, perché ovviamente uscirebbe anche dal seminato, però ha fatto capire chiaramente che una figura istituzionale non può mai andare oltre il rigore appunto che la sua figura rappresenta, quindi non deve mai esporsi a giudizi personali, quindi lui ha detto proprio chiaramente non è nel mio modo di essere, quindi ovviamente io lo devo denunciare tra virgolette a livello simbolico e dissociarmi da questo modo di ragionare, quindi è stato molto chiaro. E poi ha detto anche un'altra cosa molto interessante che deve far riflettere tutto il calcio italiano, cioè ha augurato il meglio all'Italia nelle coppe europee perché cominciano la Conference League, l'Europa League e la Champions, no? E lui ha detto l'unico problema qual è? Che possiamo andare avanti quanto vogliamo, anche ai quarti eccetera. Il problema è che noi camminiamo e le altre spesso corrono. Una bella stangata un po' a tutti, e in effetti ha ragione, bisogna cominciare a alzare i ritmi di gioco, circolazione della palla e l'intensità, anche degli scontri fisici durante la partita. Poi, due paroline sulla Superlega, perché Ceferin, come ho messo anche nella miniatura, ha perso lo scontro con la Juventus, perché molto probabilmente, e lo dice anche un emittente di Madrid, vi girerò il link qui di sotto, praticamente la Superlega andrà al via e tra l'altro ci potrebbero essere tra i 60 e gli 80 membri partecipanti e non ci possono essere meno di ovviamente di 16 squadre che sono appunto le sorelle che hanno composto la Superlega e ovviamente non meno di 14 partite per ogni club, quindi probabilmente ci sarà una fase a gironi per poi esserci una fase a knockout, quindi anche quelle che vanno fuori prima fanno comunque 14 partite. E obiettivamente se la Juve dovesse riuscire a entrare in questa Superlega sarebbero bei soldi per ristrutturare un po' tutto lo stadio, la continassa, autofinanziarsi meglio con 350 milioni da JP Morgan, capite che è un'ottima notizia. Non so se poi andremo via anche dal campionato italiano, però obiettivamente sembra che Agnelli si sia mosso bene dietro le quinte, quindi speriamo che sia finita questa guerra contro Ceferin, che ci lasci stare una volta per tutte, e appunto sembra veramente fatta per questo inizio di questa Superlega. Ecco, gli altri dati raccapriccianti che volevo riportare qua sul canale, ragazzi, sono riferiti in realtà al transfer market, cioè al mercato in uscita e in entrata da parte delle squadre italiane. Siamo praticamente usciti dalla speciale classifica della FIFA, pensate un po', e nonostante il 14,4% di aumento nelle sessioni estive e invernali del mercato delle acquisizioni, quindi degli acquisti, noi non siamo nemmeno nella classifica, quindi sono in aumento le trattative, ma noi nonostante questo aumento di operazioni non siamo lì, e sono state fatte, pensate un po', 4.387 operazioni di mercato con un valore stimato di 1,57 miliardi. E ripeto, quindi vuol dire che l'economia gira, però gira per la Premier, per la Liga, per la Liga 1, per la Bundesliga, ma per l'Italia è veramente un periodo di magra. Quindi ragazzi, io sinceramente sono preoccupato, infatti nel titolo ho voluto mettere comunque un estratto riferito proprio a questo sistema calcio in calo, soprattutto in Italia, bisogna fare qualcosa. Quindi io faccio un monito, un appello a tutti quelli che sono gli addetti ai lavori che possono fare qualcosa per risanare il calcio, e che facciano qualcosa, perché ripeto, già un segnale ve l'avevo dato è che il calcio come industria dal quarto posto che era, ok, è andato al settimo, quindi è in calo netto. Ovviamente ne girano ancora di soldi in Italia, non è che non ne girano, però si vede che c'è qualcosa che non quadra, perché anche a livello di Italia, di nazionale italiana, avete visto che fatica facciamo anche solo a tirare su i giovani dal vivaio.
cioè li dobbiamo mandare all'estero a farsi esperienza sperando che crescano, perché non abbiamo le strutture, non abbiamo neanche i soldi per farlo. E poi, ovviamente, avete visto, mancando due partecipazioni al mondiale, ragazzi, è un chiaro campanello d'allarme. Quindi bisogna che chi andrà a fare il presidente della FIFA, comunque del, sì, ma della, e anche della Lega Serie A, nel prossimo mandato, dovrà fare veramente tanto, perché Gravina purtroppo si è dimostrato veramente non in grado. E mi dispiace dirlo, ma il calcio italiano sta scomparendo, piano piano, zitto zitto. Ma l'abbiamo visto anche dalla Juventus, era quella che faceva più mercato in Italia, è sparita dai radar. In questo mercato invernale ha fatto solo la cessione di McKennie per 1,5 milioni di incasso, più eventualmente l'obbligo, ma è difficile che avverrà, perché è stato anche licenziato, esonerato l'allenatore del Leeds americano, che stimava McKennie. E quindi capite anche voi, ragazzi, che soltanto con un acquisto, che è il baby talento del 2005, non abbiamo fatto nulla, ragazzi. Questo è veramente preoccupante. Quindi anche andare avanti il più possibile nelle coppe in qualche modo potrebbe darci un po' di ossigeno, ma anche così stiamo comunque arraccando, perché è il sistema, la radice alla base che non funziona. Quindi bisogna fare un appello globale, come tifoseria generale, ma non solo di quella juventina, ma di tutte, in modo tale che la FIGC e la Lega Serie A comincino a investire soldi veri nel sistema calcio italiano, altrimenti non ne veniamo più fuori. Ripeto, è un discorso che è circoscritto a tutte le squadre. In questo momento la squadra più diciamo affascinante anche a livello europeo e a livello di appeal è il Napoli. Le altre squadre in questo momento fanno fatica, forse qualche possibilità in più di andare avanti c'è l'Inter, visto anche il sorteggio col Porto. Però le altre, ragazzi, veramente faranno molta fatica a emergere in Europa. La Juve, vediamo che percorso farà in Europa League, sperando di passare con Nantes. Però, ecco, ripeto, servono veramente capitali ingenti immediati da inserire nel sistema calcio italiano. Non so come faremo, ma dovremmo trovare uno stratagemma. Ditemi cosa ne pensate del video, ragazzi. Un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci. Un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, vi ribadisco, che chi volesse essere salutato nei miei video, a inizio video, mattina, pomeriggio o sera, me lo faccia sapere nei commenti, lo metterò. E poi chi vuole abbonarsi, lo ricordo sempre a fine video, come spesso vi piace, basta che vada sotto qua in descrizione, potete scegliere voi la tipologia di abbonamento con i vari benefit che sono elencati. E ricordo a tutti quanti che chi non fosse ancora iscritto, di quelli che mi guardano, che sono circa un 60% appunto degli osservatori del canale, lo faccia, mi farebbe piacere veramente averli in chat, anti-juventini o juventini, confrontiamoci qua in chat tutti insieme. Ciao ragazzi!